A questo secondo appuntamento della giornata, dopo quello di 10 ore fa ormai, di mattina presto, sugli aggiornamenti normativi e amministrativi di queste convulse giornate in cui, nonostante il monotematismo, parliamo di Covid, in realtà quest'argomento, questo momento ha varie sfaccettature, quindi anche oggi abbiamo diverso materiale da analizzare e da commentare. Per chi mi segue ormai da tempo, indicativamente farò sempre un primo commento la mattina presto e un commento verso quest'ora, salvo lasciare lo spazio alle 18, 18:05, 18:10 alla diretta della Protezione Civile, nel caso in cui appunto intervenga in corso di registrazione. Bene, allora iniziamo con il materiale che comunque vi metterò nel link a disposizione. Il primo documento molto interessante è il resoconto stenografico della seduta del Parlamento, in particolare del Senato, il 1 aprile oggi. Seduta alla quale ha partecipato il Ministro della Salute, Ministro che nel corso della seduta ha preannunciato l'adozione dei provvedimenti necessari a prorogare il termine, diciamo, di emergenza, il primo termine di scadenza del 3 aprile al 13 aprile. Quindi vi leggo questo passaggio centrale perché è importante anche e soprattutto dal punto di vista amministrativo, delle conseguenze amministrative. Certo, dobbiamo programmare il domani, lo stiamo già facendo, ma senza smettere di essere consapevoli di cosa sia questa fase e di dove siamo esattamente oggi. Sbagliare i tempi o anticipare alcune mosse finirebbe per vanificare il lavoro fatto in queste difficilissime settimane. È questa l'unica strada realistica e praticabile per riaccendere i motori della nostra economia, per recuperare pienamente la dimensione sociale e affettiva della nostra vita, per riconquistare le nostre irrinunciabili libertà. È da queste valutazioni che ho voluto indicare in premessa del mio intervento, figlie delle indicazioni e valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico, che scaturisce la decisione del Governo di confermare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione delle attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali precedentemente adottate. Quindi dobbiamo già traguardare, entrare nell'ottica che appunto almeno fino al 13 aprile avremo le stesse limitazioni, quindi non è presumibile che vi siano riduzioni significative, magari qualche spunto ci potrà essere. Il 13 aprile dovrebbe essere anche la data entro la quale arriva la manovra fiscale, diciamo il secondo decreto, dopo il decreto legge 18 del 2020, contenente un'altra iniezione di liquidità nell'economia. Per chi mi segue nelle varie dirette, ho segnalato come, a mio avviso, sono tutte valutazioni personali, dovrebbe contenere anche un nuovo quantum di iniezione per il buono spesa. Ritengo che questa prima fase sia una fase di rodaggio. Se i risultati sono positivi, quindi le amministrazioni sono riuscite a spendere bene le risorse assegnate per il buono spesa, potrebbe arrivare, insieme alle donazioni private, speriamo che ci siano, anche una nuova iniezione proprio in prossimità del 13 aprile, anche sentendo le dichiarazioni del presidente Anci proprio sul fatto che questi soldi potrebbero durare, essere sufficienti solo per un paio di settimane. Ecco, arriviamo a quel periodo lì, fra il 13 e il 15 aprile. Sappiamo che il 15 aprile è la scadenza della sospensione dei termini procedurali. Insomma, metà aprile avremo DPCM o decreto-legge, entrambi, di nuova regolamentazione di quello che sarà il nostro futuro, alla luce anche ovviamente delle informazioni che ci vengono dalla Protezione Civile. Già stamattina l'ho commentato, ma è importante, quindi è bene darne conto anche ora, della circolare del Ministero dell'Interno, con la quale, a seguito di altre sei circolari, approva la modulistica per i verbali di contestazione, il regime sanzionatorio, modulistica che è allegata in formato PDF, eccolo qua, alla circolare, ma che vi pubblicherò anche in formato DOC, quindi editabile, in modo tale che chi volesse
personalizzarla, quindi usarla come modulistica di comando, la può utilizzare per la polizia locale. Ora non ci siamo abituati, noi siamo abituati ai blocchetti dei verbali fatti di una pagina, massimo 2 pagine, queste sono 6-7 pagine, quindi c'è da capire come gestirle. Ecco, se questo valutate voi, c'è chi preferisce la modalità tradizionale, chi sta già utilizzando il nuovo modello di verbale. Insieme a questa circolare, ieri abbiamo avuto la circolare, fra virgolette, che ha creato lo scandalo fra ieri sera e oggi, che ha alimentato i giornali fra ieri sera e oggi, che è quello dell'uscita del genitore con i figli per fare la passeggiata. Ho già detto stamattina, quindi non mi ripeto, per chi vuole può tranquillamente seguire il commento che ho fatto stamani, e vi metto sia il video che il link per il materiale, ok, ve lo sto condividendo, dove segnalavo che a mio avviso, ovviamente con grande rispetto dell'attività giornalistica, è stata fraintesa dal punto di vista giornalistico, cioè è stata fatta passare come una circolare permissiva, quando in realtà la circolare ha un tono completamente diverso, ha un tono restrittivo. Tant'è che andiamo a leggere il punto essenziale, solo questo, poi vi rinvio alle considerazioni di stamani. Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere a parchi, ville, aree gioco, giardini, si evidenzia che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva jogging, tenuto conto che l'attuale disposizione tiene distinte le tue ipotesi, potendosi far rientrare nella prima, cioè l'attività motoria, il camminare in prossimità della propria abitazione. Quindi mi sembrava sufficientemente chiara come conferma della limitazione. Poi ovviamente diceva in fondo, guardate, organi di vigilanza, soprattutto statali, anche locali, bisogna essere ragionevoli, ci deve essere un giusto equilibrio fra la vigilanza e il caso concreto, quindi se ti trovi in un posto isolato di campagna dove il genitore è andato fuori con i figli in bicicletta, può esserci, ma tendenzialmente non dovrebbe essere quella la modalità di fruizione di queste attività. Ciò premesso, ne è nato un caso, fra l'altro di scontro, nuovo scontro fra Stato e Regioni. Il presidente della Campania, ma ho visto anche il Veneto, ho visto anche altre regioni, hanno twittato, ormai diciamo si sostituisce anche i comunicati stampa con i vari interventi sui social, ecco, ha twittato che in Campania rimane in vigore l'ordinanza regionale che vieta questi comportamenti. A mio avviso il tweet, vi dicevo, non era riferito alla circolare, ma a ciò che sui giornali è stata descritta, o ai telegiornali, come l'esito della circolare. Altro documento interessante che vi sottopongo è il quaderno ANCI. ANCI realizza periodicamente dei quaderni, diciamo, di illustrazione di tematiche specifiche. Siamo al quaderno 22 del marzo 2020, dove appunto tratta il tema fondamentalmente dello smart working. Vedete, il titolo è L'organizzazione degli uffici in emergenza Covid, i servizi indifferibili, il lavoro agile, i nuovi permessi e i congedi. Lo lascio a voi, io diciamo a caval donato non si guarda in bocca, quindi tutto ciò che produce ANCI è ben venga, lo analizziamo, non sempre ne condivido il contenuto e la forma, anche su altri manuali, anche su altri documenti, però è comunque un utile strumento per confrontarsi. In questo momento è fondamentale sentire anche più campane, quindi lo dico anche a chi mi segue, non state a sentire solo ciò che dico. Cercate anche riscontri da altri punti di vista. E qui appunto c'è il solito documento dove, ecco, interessante questo prospetto, questo l'ho ripubblicato anche separatamente, con le ipotesi di sospensione della prestazione lavorativa per i dipendenti degli enti locali con i riferimenti normativi. Questo è un buon quadro sintetico riassuntivo. Vedete, o le assenze equiparate a malattia. Quindi ottimo da questo punto di vista. Poi ci sono domande alle risposte più frequenti e modelli di delibera. Per
ad esempio i criteri direttivi per l'organizzazione piuttosto che i servizi indifferibili con prestazione da erogare in presenza. Quindi, utile riferimento, anche per fare un copia e incolla brutale e poi aggiungerci altri elementi propri. Grazie Donatella, ma non è così, assolutamente, assolutamente no. Allora, per chi fosse interessato, ho realizzato una cartella condivisa di cui adesso vi rimetto il link, dove vado a inserire tutto ciò che ho preparato, trovato, mi è stato trasmesso sui buoni spesa, che è il tema di questa settimana, di queste settimane. Quindi, se avete delibere, atti, documenti, ad esempio c'è un comune che ha già pubblicato su internet tutto il materiale, sta già erogando buoni pasto, siamo nella fase in cui molte amministrazioni stanno procedendo, questione di poche ore, mettetemelo a disposizione che io lo inserisco in questa cartella e ciascuno di voi lo può scaricare. Dico chi accede con tablet e cellulare potrebbe non visualizzare bene, ma dal PC si accede tranquillamente, quindi potete accedere e scaricare tutto il materiale. Magari periodicamente andate a vedere perché ci possono essere anche delle novità. Altro, ecco, fra i documenti che troverete nella cartella c'è il mio modellino di domanda che ho preparato per i buoni spesa o l'assistenza alimentare. Vi voglio spiegare il perché l'ho fatto così. Voi troverete un modello di domanda che non ha criteri requisiti. Chi mi ha seguito, chi ha seguito i miei commenti, chi ha seguito le mie dirette, sa che la mia tesi è che l'ordinanza della Protezione Civile non prevede prerequisiti. Si fa a sportello la domanda viene valutata in base alle condizioni che il soggetto dichiara ed autocertifica, alle domande che gli posso fare, agli approfondimenti che gli chiedo. Ovviamente devo fare un minimo di istruttoria, ma poi fondamentalmente è la motivazione che giustifica il provvedimento di assegnazione. Perché? Perché ricordiamoci, siamo di fronte a persone che potremmo non conoscere, non sono già assistiti dai servizi sociali. È la persona che aveva il suo bel negozio di abbigliamento, magari con un tenore di vita medio-alto, che lavorava insieme alla moglie o il marito con la moglie, o la moglie col marito, nel negozio, chiuso il negozio, entrambi hanno perso il lavoro. E nel giro di 2 o 3 settimane, avendo da pagare i debitori, avendo da pagare i mutui, avendo da pagare tutto, si trovano in condizioni di difficoltà all'improvviso. Questi non sono mai andati ai servizi sociali. Quindi possono far domanda per avere questo servizio di base elementare, non che non hanno magari soldi per mangiare, ma se gli do il contributo per comprarsi da mangiare, quei soldi che spendevano per mangiare li possono destinare magari ai quaderni dei figli, piuttosto che al PC per il figlio che deve seguire la scuola online o a mettere la DSL per far seguire la scuola online al figlio. Ecco perché è importante far fare domanda, è importante far dichiarare quali sono le condizioni, quindi descrivere, sono loro che ci devono descrivere le condizioni, ci devono descrivere il nucleo familiare che potrebbe non essere anagraficamente presente. Ok? Persone residenti da altre parti che hanno la casa qui, che abitano qui, sono una coppia di fatto, non sono sposati, hanno dei figli, anche magari fuori dal matrimonio, è ovvio che non ce li ho censiti e possono essere in queste condizioni. Allora, gli assistenti sociali, il dirigente dei servizi sociali valuterà caso per caso, volta per dare questo contributo di base. Il consiglio che do io, semplice consiglio, è: fate un avviso in cui settimanalmente, ad esempio tutti i giovedì alle ore 12, si valutano le domande arrivate entro quella data. Quindi io prendo le domande che sono arrivate entro le ore 12, valuto quali sono in ordine di priorità, chi ha già ottenuto un contributo, chi no, eccetera, eccetera, e do i primi buoni pasto. Entro le 12 del giovedì successivo arriveranno altre domande e guarderò anche le domande che non ho soddisfatto nella prima mandata e così via. L'ordinanza parla di platea, non a caso, cioè non di bando, non di criteri. Io sono dell'idea di dover dare i buoni settimanalmente, anche perché il buono dovrebbe avere una validità temporale limitata nel tempo, ad esempio una settimana. Cioè, se ti do i soldi per comprare da mangiare, non li puoi mettere da parte e fare la spesa a fine mese, li devi spendere subito, quindi ti scadono alle 12 del giovedì successivo, come indicazione di massima, perché dietro
questo tema ci sono vari aspetti delicati, molto delicati. Quindi chi non ha ancora provveduto, magari dia un'occhiata a quello che hanno fatto anche i comuni più grandi. Ho visto oggi sul Fatto Quotidiano c'erano articoli che già illustravano quello che sta facendo Roma, Genova, Torino come esperienza in questo settore. Un documento molto interessante. La Corte dei Conti risponde non a un comune, ma risponde ai propri sindacati relativamente al trattamento del proprio personale. Ed è proprio un tema da Corte dei Conti, nel senso di gestione contabile dell'attività. Sì, Mattia, sì, si possono certamente convenzionare anche i negozi di comuni confinanti, assolutamente sì. Allora, qual è il tema? Il tema è lo straordinario, scusatemi, le ferie pregresse. Allora, la Direzione Generale delle Risorse Umane, quindi l'ufficio personale della Corte dei Conti, sta scrivendo dicendo: guardate, è vero che le ferie vanno pregresse, vanno fatte fruire entro il 30 di aprile, questa è norma che vale anche per gli enti locali. Tuttavia, siate elastici, perché questo è un momento veramente straordinario e critico. Noi dobbiamo, da un lato, garantirci che quando tutta questa situazione finisce, non abbiamo il personale che ha 100 giorni di ferie e mi va tutto via, magari in un momento in cui ho bisogno di loro, perché c'è da riniziare a mandare avanti il paese in modo ordinato. Dall'altro, però, ho persone che se gli faccio fruire le ferie oggi non hanno un ristoro come vorrebbe la Costituzione, perché oggi le ferie sono stare in casa. Quindi, guardate, dice una cosa che se l'avesse detto un ente locale avrebbe avuto paura della Corte dei Conti. Quindi, la stessa Corte dei Conti dice: guardate, se non è il 30 di aprile, valutate di differirle al 30 di giugno la fruizione delle ferie pregresse. Quindi, lo dico per i colleghi degli enti locali, se la Corte dei Conti a se stessa dice deroghiamo al 30 giugno, figuriamoci se non lo posso fare anche con un ragionamento analogo, da parte degli enti locali. Passiamo alla circolare del Ministero dell'Interno relativa alle aperture domenicali, festive, alle attività economiche, che ci sono interessanti chiarimenti da fare. Ieri e stamattina ho segnalato questa circolare nella quale, diciamo, si sdogana la commercializzazione dei fiori, dei prodotti agricoli, compresi i prodotti agricoli non alimentari, ma attenzione che questo non significa poter aprire negozi di fiori. Sono i produttori agricoli, i vivai, o i produttori agricoli che vendono in locali di cui hanno la disponibilità, ma dei propri fiori. Non è un allargamento onnicomprensivo. Vi ricordo che a questo proposito ho fatto, e trovate nei miei video su YouTube, adesso vi metto anche il link per chi è interessato alla playlist di tutto quello che riguarda il tema Covid. Eccola qua. Trovate un video commento relativo appunto alle attività aperte e chiuse. Fra l'altro vi invito anche a guardare i contributi di Mario Maccantelli, mio collaboratore da numerosi anni, che ha fatto tre importanti approfondimenti proprio su questo specifico tema. Vi dicevo, dove ho predisposto i codici Ateco con le formulette verde, giallo, arancione, viola, insomma, dove trovate appunto anche la spiegazione. Mi serve questo per anticiparvi un documento molto importante, di pochi giorni fa, le risposte alle domande più frequenti del governo aggiornate con i nuovi DPCM che trovate sul sito del governo. Adesso ve lo pubblico il link, da cui vi ho estrapolato le domande relative al tema di oggi, quindi al tema delle attività commerciali aperte o chiuse. Allora, guardiamo le domande più importanti. Intanto mi piace perché domanda secca, risposta secca. Vedete? Sì, no. Ecco, senza quell'ambiguità delle formule lambiccose. Le attività commerciali che vendono alimenti o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi? No, niente, nein, ok?
Ok? Non si possono vendere prodotti diversi. Quindi, se un negozio aveva altri prodotti, libera gli scaffali e ci mette prodotti di prima necessità. Questo è il principio fondamentale. I negozi aperti stanno aperti per i soli prodotti autorizzati. I negozi che vendono prodotti diversi da quelli alimentari e che quindi sono chiusi possono vendere con consegna a domicilio? Questa è fondamentale, questa risposta. È importantissima. Questa risposta chiarisce tutti i dubbi di questo periodo sulla consegna a domicilio. Allora, lo richiariamo a favore di tutti. È vietata la vendita a domicilio. Quindi io non posso andare per i luoghi, suonare al campanello e dire: vuoi comprare la pizza? Vuoi comprare da mangiare? Vuoi? No, io posso vendere online, telefonicamente, tramite contatto indiretto del cliente, il quale mi dice: vorrei una pizza a casa, oppure vorrei il mobile a casa, oppure vorrei la camicia nuova. Non è che non si possono più vendere le camicie, non si possono più vendere in negozio. Ok? Il negozio è chiuso per le camicie. Ma io posso ordinare la camicia e chi mi vende la camicia, attenti, questo era il dubbio che era emerso col decreto 25 marzo. Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Ok? Molto chiaro, molto netto, preciso. Chi organizza le attività di consegna a domicilio, attenti, lo stesso esercente ha una piattaforma, quindi io posso continuare a comprare su Amazon e Amazon mi manda i corrieri, ma posso anche ordinare al negozio che è chiuso al pubblico, dentro mi confeziona la camicia e me la porta lui stesso o con i propri dipendenti a domicilio, ovviamente, sa, nel rispetto della distanza di 1 metro e quant'altro. Questa è forse la risposta più importante, dei chiarimenti che stavamo attendendo. È consentita la vendita in negozio di prodotti la cui produzione è ancora consentita, ma che non sono elencati nell'allegato 1? No, no, e parla proprio dei prodotti indicati nel decreto ministeriale del 25 marzo, dove si autorizza la produzione, ma non la vendita. Quindi, se io ho un codice Ateco, tornando al mio patchwork, se ho un codice Ateco bianco, ok? Quello che nel mio riepilogo è bianco, vuol dire attività, scusatemi, che è verde, vuol dire attività consentita, produzione di barbabietole, produzione di. Questo non significa automaticamente che ne sia consentita la commercializzazione al dettaglio, se non rientra anche nel codice Ateco per la vendita al dettaglio. Allora, come fa una persona che può produrre a vendere? Eccolo qui la risposta. Via internet, televisione, corrispondenza, radio, telefono, distributori automatici. Quindi devo organizzare una modalità alternativa di vendita dei prodotti che sono autorizzato a produrre. Ho un sito per la vendita online, posso continuare? Certo, la vendita online non si è mai fermata, anzi è valorizzata. Le officine meccaniche sono aperte. Sigarette elettroniche e liquidi di inalazione possono continuare, animali domestici possono continuare, vendita ovviamente di alimenti per animali domestici possono continuare. Erboristerie, c'è stato il caso delle erboristerie, rientrano fra le attività sospese? No, ma attenti, l'erboristeria può vendere solo i prodotti autorizzati, igiene personale e generi alimentari, cioè se dentro l'erboristeria avevo anche altri prodotti, questi non li possono vendere, quindi non è legittimata l'erboristeria in quanto tale. Adesso, diciamo, stiamo per attendere la diretta, quindi a questo punto inizia Buonasera. Borrelli e io mi fermo e sentiamolo Buonasera a insieme. tutti, ringrazio il professor Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria ed è componente del Comitato Tecnico-Scientifico che oggi mi accompagnerà nel corso di questo incontro. Per quanto riguarda il totale delle persone attualmente positive è di 80.572, con un incremento di 2.937 pazienti rispetto a ieri. Di questi, 4.035 sono ricoverati in terapia intensiva, 28.403 sono ricoverati presso
con sintomi, mentre la maggior parte, 48.134, il 60% del totale della popolazione, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Oggi registriamo ancora purtroppo un numero di deceduti di 727 persone. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 16.847 persone. Rispetto a ieri le persone guarite e dimesse sono 1.118 in più. Per quanto riguarda la CROSS, ad oggi sono stati trasferiti 103 pazienti dalla Lombardia, 7 in più rispetto a ieri, e di questi sono 63 i pazienti con coronavirus e 40 i pazienti senza coronavirus. 30 pazienti sono stati trasferiti in Germania e voglio ancora ringraziare il governo tedesco e la Germania per aver accolto l'invito a ricevere pazienti in terapia intensiva. Per quanto riguarda le forze in campo, oggi registriamo 12.986 volontari, volontari delle associazioni nazionali di volontariato e delle associazioni locali. Questi volontari si aggiungono alle forze armate, alle forze di polizia, ai sanitari, che ringraziamo ancora una volta insieme a tutti gli altri per lo straordinario lavoro che stanno facendo. Il numero totale delle tende di pre-triage che sono installate all'esterno degli ospedali sono di 786, il 151 sono le tende di pre-triage negli istituti penitenziari. Per quanto riguarda il conto corrente delle donazioni, abbiamo raggiunto la cifra di 94.976.000 euro finora raccolti sul nostro conto corrente, e qui voglio ringraziare tutti quanti, in modo particolare tutti coloro che ieri hanno seguito l'evento RAI Musica che unisce e hanno donato a sostegno della protezione civile. Le risorse che abbiamo già speso sono oltre 8 milioni, per l'esattezza 8.133.550. Stiamo effettuando dei bonifici per l'acquisizione di ulteriori dispositivi di protezione individuale su questo conto in queste ore. Domani vi darò il resoconto. Una comunicazione volevo fare riguardo a una notizia che è uscita riguardo la distribuzione di mascherine ai medici di base. Allora, mi dispiace ovviamente interrompere, ma chi vuol proseguire assolutamente è invitato a proseguire la diretta, più importante della mia. Io torno sulla parte, diciamo, tecnica. Eravamo arrivati appunto alle risposte sulle erboristerie. Sono sospese le attività di somministrazione anche artigianali che effettuano il consumo sul posto e prevedono l'asporto. Quindi attenzione, tre sono i concetti fondamentali. Vendita per asporto cosa significa? Io ti vendo, magari mi ordini per telefono, vorrei prendere 12 brioche, vorrei prendere la pastiera napoletana, vorrei prendere le uova di Pasqua e vai a ritirarle nell'esercizio. Non si può fare. Vendita da sport non si può fare. Vendita a domicilio. Io, negoziante, vado in giro, suono i campanelli e vendo. Non si può fare. Vendita da sport, vendita a domicilio, non si può fare. Si può fare la consegna a domicilio di contratti intervenuti in modalità, diciamo, asincrona, diciamo, non in presenza. I bar ovviamente sono sospesi. Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati possono continuare l'attività? Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati senza prevedere somministrazione o consumo sul posto. Questo è il caso che mi è stato presentato più volte della rosticceria, dell'attività di vendita ancora consentita, che oltre all'attività di panificazione ad esempio fa attività di pasticceria. Può continuare? No, non può continuare al pubblico, può produrre ma deve consegnare a domicilio, anche se si verifica un effetto paradossale, cioè il cliente è lì, compra il pane fresco,
Dopodiché deve tornare a casa e ordinare per telefono la pasticceria. Non può ordinarla lì, non può ordinarla, non può ovviamente prelevarla lì. Altrimenti è una chiara violazione del DPCM. Può sembrare paradossale, ma questi esercizi non devono essere fattori attrattivi, neanche solo per fare ordinativi. La consegna a domicilio di alimenti è consentita solo all'attività di ristorazione? No, tutti gli esercizi autorizzati possono consegnare a domicilio i prodotti. Stabilimenti balneari, visto che andiamo verso la buona stagione, rimangono chiusi. Concessionari di automobili sono negozi al dettaglio di prodotti non consentiti, rimangono chiusi. La vendita di semi, piante, fiori ornamentali, piante da vaso, fertilizzanti, ammendanti e altri prodotti simili è consentita al dettaglio? Sì. Perché è espressamente prevista dal DPCM 22 marzo, articolo 1,1, lettera F, nei prodotti agricoli di cui è consentita anche la commercializzazione, quindi non soltanto la produzione. Ecco perché la risposta è positiva. Quindi sul sito che vi ho indicato trovate le FAQ di tutte le domande, quindi potete farvi riferimento. Guardiamo come sono andati i controlli oggi, o meglio, ieri. Oggi sono i dati dei controlli del 31 marzo. 230.000 persone controllate, quindi aumentano, la media era intorno ai 210.000, ieri mi sembra 222.000, siamo a 230.000. Buono, significa che stiamo stabilizzando l'organizzazione delle attività di controllo. Le persone sanzionate sono su per giù quelle di ieri, 6.600, quindi sembrerebbe che si stia arrivando un'ordinarietà. Io ritengo che andremo verso le 10.000, però diciamo che 6.600 è al momento l'attuale. 93 false dichiarazioni, quindi che hanno presentato autocertificazione poi risultate non vere, 39 ancora persone che in quarantena si muovono ed escono dalla quarantena. Dopo citeremo anche una sentenza importante su questo tema. 95.000 esercizi, 4.000 esercizi controllati, solo 103 sanzioni, guardate in proporzione. È nettamente, vedete l'enorme differenza che c'è su 230.000, 6.000, su 94.000 mi aspettavo un 3.000, invece sono solo 100. Quindi le attività commerciali sono molto più ormai sensibili, hanno già capito come funziona, si sono già organizzate. Infatti le chiusure provvisorie sono 12, un numero quasi irrilevante, quasi irrilevante. Allora, proprio a questo proposito, a proposito di quelli che in quarantena se ne escono, 39, beccandosi anche la denuncia penale per il reato del 260 del testo di legge sanitarie, c'è stato un importante decreto del Consiglio di Stato relativamente ad un soggetto che aveva fatto ricorso contro il provvedimento di quarantena e isolamento domiciliare fino al 3 aprile da parte del sindaco sulla base dell'ordinanza della Regione Calabria. Siccome la giustizia amministrativa ovviamente prevede la possibilità della cautelare, ma l'istanza cautelare è lunga, allora è possibile richiedere da qualche anno a questa parte la cosiddetta cautelare ante causam, cioè chiedere al TAR in primo grado e al Consiglio di Stato in secondo grado di pronunciarsi su un provvedimento cautelare. Allora, il decreto cautelare del TAR aveva dato ragione, torto all'appellante, il Consiglio di Stato dà nuovamente torto all'appellante e dice: in questa fase, in questo contesto, prevale il diritto alla salute sul diritto individuale, anche costituzionalmente garantito. Quindi il diritto alla libertà personale soccombe di fronte al diritto alla salute pubblica, laddove l'istruttoria abbia dimostrato che c'erano gli elementi tali da dare la quarantena, non ricordo se è precauzionale o quarantena vera e propria, probabilmente precauzionale. Inoltre, rimangono 4 giorni, il Consiglio di Stato gli dice: beh, stai 4 giorni in casa e accontentati, nel senso che in questo contesto è ragionevole che le misure adottate abbiano i loro effetti impeditivi. Quindi questo è importante. Vedete, le conseguenze dannose per l'appellante non hanno il carattere della irreversibilità, giacché nelle disposizioni statali e regionali adottate e che verranno adottate
per il dopo pandemia ci saranno misure di tutela del posto di lavoro. Questo è molto importante. Cosa dice il Consiglio di Stato? Se anche ti hanno fatto stare a casa e ti hanno fatto stare a casa obbligatoriamente per 14 giorni, tu hai o la malattia, se sei un dipendente pubblico, oppure hai i 600 euro per il mese di marzo, o avrai la cassa integrazione in deroga, avrai delle misure che ti compensano del danno, sia in itinere durante questo periodo, sia dopo pandemia. Quindi è una sorta di invito al legislatore a tenerne conto, cioè io ti sto bloccando i ricorsi, ma tu devi ovviamente venire incontro a queste persone. È un decreto molto molto importante perché, fra l'altro, del Consiglio di Stato, quindi un orientamento che poi riteniamo possa essere consolidato. Guardiamo altri documenti per non farvela troppo lunga. Garante per la privacy è intervenuto sul tema dei nomi dei malati di coronavirus. Perché? Perché da un lato, diciamo, è un monito verso i giornalisti. Cari giornalisti, se voi pubblicate nome, cognome, indirizzo di casa della persona di cui siete venuti a conoscenza che è affetta da coronavirus, state violando le regole deontologiche dell'attività giornalistica. La notizia è che c'è un malato, non che sia Mario Rossi. Lo stesso richiamo viene fatto, leggo l'ultima parte, l'obbligo di rispettare la dignità e la riservatezza dei malati vige anche per gli utenti dei social, a cominciare da alcuni amministratori locali, che spesso diffondono dati personali di persone decedute o contagiate senza valutarne interamente le conseguenze per gli interessati e per i loro familiari. Quindi è molto importante la riservatezza, la tutela delle persone, anche decedute, anche, diciamo, contagiate, da non usare in modo improprio. Quindi attenzione perché questi comunicati del garante sono delle sorte di preavviso di sanzione, quindi sono delle misure con le quali il garante sta preannunciando che potrebbe intervenire. Interessante misura del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in merito alla libertà religiosa. Come abbiamo visto, numerose libertà vengono limitate, da quella di movimento a quella di associazione, eccetera, eccetera. Una di queste libertà è quella di culto. Allora, il chiarimento che cosa è? Intanto non è prevista la chiusura delle chiese, quindi le chiese possono rimanere aperte. Ovviamente l'apertura delle chiese non può precludere alla preghiera dei fedeli, però con modalità che non sono quelle tradizionali, quindi non può essere fatta come si fa in un regime in condizioni normali. Quindi l'accesso deve essere comprovato da esigenze lavorative, quindi chi opera nella chiesa, o situazioni di necessità, e comunque deve essere la chiesa che è nel percorso casa e luogo di culto. Non posso, con la scusa di andare in chiesa, muovermi fuori, magari dalla mia zona, dal mio quartiere, eccetera, eccetera. Quindi è un invito anche alle forze di polizia a chiedere bene, deve essere esibita autocertificazione di questo. Le celebrazioni non sono vietate, ma devono essere senza la partecipazione del pubblico, dei fedeli. Quindi saranno le liturgie, soprattutto ora che si va verso la Pasqua per la religione cattolica o le altre liturgie per le altre religioni. Le celebrazioni devono essere senza il concorso dei fedeli, limitate ai solo celebranti e a coloro che sono necessari per il rito. E quindi va bene, entra nel dettaglio di questi aspetti, importanti ovviamente anche questi. Vi voglio segnalare, perché appunto è stata pubblicata sul sito del Quirinale, un comunicato stampa del Presidente della Repubblica che, fra virgolette, questa anche a testimonianza dell'umanità del Presidente della Repubblica, si scusa con tutti coloro che gli stanno mandando comunicazioni, avvisi, note, richieste, che non riesce a star dietro a rispondere a tutti quanti. Leggo l'ultimo passaggio: il Presidente della Repubblica, nell'impossibilità di rispondere personalmente a tutti coloro che a lui si rivolgono, li ringrazia molto e esprime a ciascuno la sua personale vicinanza in questo periodo così travagliato della storia della Repubblica, nella certezza che supereremo assieme questo difficile momento. Ultimo documento che vi segnalo, che non ho fatto in tempo a studiare, mi è arrivato 10 secondi prima
che lo iniziassi la diretta è la sentenza della Corte Costituzionale relativamente a taxi NCC, alla disciplina del decreto legge 135-2018 convertito nella legge 12-2019, la quale, ho solo guardato il dispositivo, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 bis, comma 1, lettera E, del decreto 135, relativo appunto alla modifica dell'articolo 11, comma 4 della legge 21 e l'illegittimità costituzionale della lettera F, mentre dichiara inammissibili le altre censure mosse da Regione Calabria, mi sembra il ricorso sia solo della Regione Calabria, sì, da Regione Calabria relativamente alla legge. Quindi taxi NCC si riapre una partita. Su taxi NCC vi volevo dire una cosa, un interessante provvedimento della regione toscana che adesso vado a recuperare. La regione toscana ha approvato in giunta, il modello ancora non è stato pubblicato, vabbè, vi prendo un articolo di un quotidiano. Taxi NCC potranno fare consegna a domicilio. Questo è importante. Cioè, considerate nell'ambito del buono pasto, della consegna dei pacchi alimentari, che la delibera di giunta regionale contiene la possibilità per i comuni di introdurre i cosiddetti taxi merci, diciamo, limitati al periodo di emergenza, autorizzandoli a fare trasporto di sole merci, quindi non di persone, quindi di sole merci. E questo potrebbe essere un ulteriore elemento per ridurre le code ai supermercati, per consentire, diciamo, un risparmio e una maggiore efficienza nel servizio. Pensiamo anche a chi si trovava ad andare in negozi, centri commerciali più distanti o nei comuni limitrofi. Ecco, questo è molto importante. Farò ovviamente una diretta, un'analisi più approfondita appena esce la delibera, questione di pochi giorni. Ora, oggi è uscita in Gazzetta Ufficiale, scusate, in Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il BURT in questo periodo esce a ritmi più serrati, quindi è probabile che già a breve avremo un'edizione speciale del bollettino con la delibera approvata. Ora sto guardando in diretta mentre chiacchiero se c'è già pubblicata sul sito della regione. Datemi un attimo di tempo, probabilmente sì, vedo che ci sono diverse delibere del 30. Allora, potrebbe essere questa. Vi faccio perdere un attimo di tempo, ma è importantissima, quindi è opportuno dargli un'occhiata anche se rapidamente. E domattina presto magari ci vediamo a commentarla. Eccolo qua. Abbiamo la delibera, quindi ve la sottopongo così come la sto vedendo con voi per la prima volta. Delibera della Giunta regionale toscana numero 437 del 30 marzo 2020. Ringrazio la collega Francesca Barucci, dirigente, proponente, estensore del provvedimento. Disposizioni transitorie per la durata dell'emergenza in relazione ai servizi non di linea taxi e noleggio con conducente. Guardiamo il testo. Delibera di autorizzare in via transitoria per la durata dell'emergenza, salva ogni diversa disposizione nazionale successiva, lo svolgimento dei servizi di taxi NCC, di cui la legge 21, anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità prelevati da imprese, commercianti, da altri operatori abilitati nel rispetto delle misure minime di sicurezza igienico-sanitaria. Igienico-sanitario alimentare, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di refrigerazione in grado di garantire la temperatura di uso commerciale. Quindi il tassista, ovviamente, che deve portare il piatto caldo a domicilio dovrà avere un contenitore come quelli che vediamo dei vari delivery che consegnano a domicilio che tenga, che conservi la temperatura, soprattutto per il freddo. Quindi se devo consegnare il surgelato dovrò avere anche un frigo. Vedete, di uso commerciale, quindi non serve che sia specifico come deve avere un'azienda HACCP, diciamo un'azienda che lo fa di professione. Quindi un frigorifero anche con lo spinotto che va con lo spinotto del veicolo per tenere a temperatura soprattutto i prodotti da congelare. Pensiamo si va nella stagione calda, quindi mantenere la catena del freddo. Sono
Stabilire in caso di svolgimento di taxi NCC per la consegna a domicilio che il servizio di consegna comprende il ricevimento dei beni presso il distributore e venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell'accesso pedonale carraio del domicilio dei richiedenti servizio. Di prevedere che i comuni, nell'ambito della propria competenza, possono definire le modalità operative e le tariffe di accesso al servizio, ovvero estendere le modalità operative e le tariffe applicate al trasporto delle persone anche al trasporto qui autorizzato. In mancanza di disciplina comunale, gli operatori potranno svolgere l'attività di cui alla presente delibera previa comunicazione alla PEC del comune, indicando la data di avvio e riferimento. Ottimo! Quindi, ai comuni dà un potere, fra virgolette, regolamentare. Per fortuna non è detto che si debba fare con delibera di consiglio, quindi una disciplina transitoria, un'ordinanza sindacale, sì, forse sì. In più dice, se il comune non lo fa, il tassista, l'NCC, fa la sua comunicazione e dice, da domani inizio, applicherò le tariffe che ora valgono per il trasporto di persone al trasporto di beni. Se il comune vuole far applicare tariffe magari inferiori, diverse, può applicare un tariffario. Ottimo, ottimo. Di stabilire che non siano consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l'esecuzione del servizio di consegna a domicilio, quindi al massimo è la tariffa per le persone. Il presente atto è pubblicato integralmente, quindi aspettiamo l'uscita sul bollettino ufficiale e quindi un ringraziamento ovviamente alla giunta e a chi lo ha redatto perché è un ulteriore strumento a disposizione per questo momento. Al momento è tutto, io vi ringrazio e ci vediamo sicuramente domattina per gli ulteriori aggiornamenti. A presto, ciao ciao.